iscritti, ma anche ai nuovi arrivati sul canale. Il nostro benvenuto, come al solito, è veterani, fedelissimi e abbonati. L'ondata di Om bella spontanea in chat. Eccoci tornati, buon martedì per chi ci segue in diretta 9 maggio, qualunque sia la data, a voi amici del futuro, ben arrivati insieme a noi. Gianluca Lamberti Show, lo ricordiamo spesso, nasce come risposta al fatto che Maurizio Costanzo prese, facciamo finta che per il nome di una trasmissione radiofonica, allora noi ci siamo in qualche modo vendicati prendendo quello che era il salottino del Teatro Parioli di Roma e però mettendo gli ospiti che sarebbe piaciuto vedere e sentire noi direttamente da quel teatro. Questa sera parto in ordine anti-orario, ecco, vedo già Andrea Carico. Dimmi. No, dicevo, basta che non prendi anche la tessera della P2, ecco, e ti quella... limiti soltanto a prendere la sigla. Sì. A massimo li prendiamo Demo Morselli, vai Demo. Però intanto in ordine anti-orario il ritorno su questo canale, ma questa volta al martedì, perché ti abbiamo visto in versione del giovedì. Andrea, come stai? Bentornato. Bene, grazie, tutto bene. Bene. Voi bene? È un piacere averti con noi. L'altra volta hai regalato delle belle perle che poi nei meme dell'editoriale sei diventato già un tormentone per gli amici di questo canale, sappiano. È in versione anche domenicale. Fra l'altro questa puntata nasce anche con l'idea di dare appuntamento per quel che accadrà domenica a Torino, e ne parliamo fra poco, anche con il ritorno di Matteo Giorgioni, che vediamo dove più ci piace, di fronte ad un pianoforte. Quindi grazie di cuore per essere insieme a noi. La musica 4:32 sarà protagonista, e lo diciamo fin da subito, se avete delle cuffie per i vostri dispositivi, piano piano proculatele, perché fra poco vi faremo sentire live un pezzo, ed è un'esperienza stupenda per chi si ricorda anche le puntate che abbiamo fatto su Facciamo Finta Che. È anche un onore per me avere per la prima volta Antonello Cressi, e ce l'avremo sia questa sera in virtuale, ma anche domenica di persona, quindi lo ringrazio fin da subito. Antonello, benvenuto. Grazie a te per l'invito, vediamo allora di bagnare questo debutto positivamente, quindi un saluto a te, ma soprattutto a tutti i tuoi spettatori e ascoltatori. Il buon Mesbet in regia, fedelissimi veterani abbonati. Questa sera si parla un po' di good vibration, le buone vibrazioni, le buone frequenze, le buone emozioni sotto tanti punti di vista. Si parlerà di musica, ma anche di frequenze legate al buon umore, un po' anche a quello che sta accadendo. Allora chiederei, facciamo un giro. Andrea, partiamo da te, di quello che sta accadendo nel mondo. Dammi un po' un tuo parere sui recenti fatti di cronaca, coronazione finta di Re Carlo, che è stata un decimo dei festeggiamenti del Napoli come scudetto, quindi dei principianti in quel di Londra, e quello che sta accadendo. Andrea, cosa ti ha colpito, cosa ci racconti? Ma una cosa che mi ha colpito molto è stata la ragazzina, la Greta Thunberg italiana, che è andata da Formigli. No, e questo teatrino che mettono su per a mio avviso per far credere alle persone che la richiesta di cambiare veloce, perché il pianeta brucia, il pianeta è alla deriva, arrivi dal basso, no? Cioè adesso è importante che le persone si convincano che siamo noi che chiediamo all'alto di cambiare, quando invece è dall'alto che vogliono cambiare, buttandoci in mare e facendoci perdere posti di lavoro, casa, futuro. E quindi questa cosa mi ha messo un po' di tristezza, ti dico la verità, perché vedere questi ragazzini, perché poi alla fine era una ragazzina, consapevole o meno, io penso forse addirittura non consapevole, quindi invetrata, indottrinata e poi strumentalizzata da questi soggetti, perché sai, io penso, almeno è un parere personale, ma secondo me Formigli non può neanche dirsi giornalista, cioè secondo me è un piazzista
che di volta in volta così ha da vendere un prodotto come un mastrota qualunque, no? Quindi prima c'era da vendere il Covid, adesso c'è da vendere il cambiamento climatico. Sì, quella roba lì. A proposito, intanto abbiamo anche un'immagine. Formigli, se non sei d'accordo, ti do diritto di replica, vieni pure in trasmissione, qualche domanda ce l'avrei da farti, un po' così come una sardina qualunque. È stata esposta questa ragazzina suo malgrado in cambio di visibilità, gli ricorderemo quel che fanno dei cosiddetti collaborazionisti o chi gli fa comodo, finché gli fa comodo, e poi di solito viene messo nel dimenticatoio. Ma intanto, a proposito anche di fra l'altro, Andrea, c'è anche qualche vittima in ambito di risposte tweet, perché tu di solito sei caustico nel rispondere a tweet di celebrità. Sì, anche se poi ti dico, in realtà poi non c'è mai una controrisposta, perché sai, dall'alto qualcuno si è messo in testa che di risposte non deve darne mai, no? E quindi della serie, sai, noi siamo noi e voi non siete un cazzo, quindi chi pensa di avere un certo tipo di potere o poterino twitta sempre a senso unico, poi non raccoglie mai risposte, non accetta mai confronti, dialoghi. E questo secondo me è un segno di grande debolezza, perché chi ha la coscienza pulita e ha forza reale accetta qualunque tipo di confronto, chi è lì magari per grazie ricevute, per scambi politici o raccomandazioni o servizietti vari, poi non è in grado, probabilmente non è proprio in grado di reggere un confronto con nessuno, no? Non parlo di me, ma in generale. Luca Bizzarri qualunque, ecco. Per esempio. Allora, lascio Matteo per ultimo, ma voglio andare da Antonello, anche per te stessa domanda, che cosa ti ha colpito di quello che sta accadendo in questi giorni? Beh, innanzitutto mi viene in mente che siamo in contemporanea con l'Eurofestival, visto che si parla di musica. Ora, l'Eurofestival, naturalmente, come saremo con la musica, non c'entra minimamente, però è un'occasione di propaganda straordinaria. L'anno scorso l'Eurofestival fu un'occasione in cui venne fatta una massiva propaganda pro-Ucraina e anti-Russia. Quindi non sto seguendo, ma mi immagino che anche stasera dobbiamo aspettarci meraviglie. Ma il canovaccio, secondo me, anche della settimana in termini mediatici, di notizie che abbiamo passato, è sempre la stessa. Ovvero sia, sostanzialmente, i padroni del discorso, come amo definirli, utilizzano due strategie parallelamente. Una è la strategia della distrazione, quindi utilizzando delle false notizie, dei falsi argomenti, appunto per sviare appunto il focus, l'attenzione dei problemi reali, e l'altra è quella proprio della falsificazione vera e propria. La vediamo costantemente utilizzata, ora prevalentemente sul discorso guerra, è lì che stanno concentrando il massimo delle forze, però certamente se noi leggiamo i quotidiani mainstream più diffusi, in particolar modo La Repubblica e Corriere della Sera, ma citerei anche La Stampa, per esempio, Il Messaggero e tanti altri quotidiani, naturalmente non si dimenticano anche i cari vecchi temi, chiamiamoli sanitari, che ogni tanto riocheggiano. Qua e là ho visto proprio oggi, credo sul Fatto Quotidiano, che si parlava del fatto che entro il 2025 c'è il 40% di possibilità che una nuova ondata virale ci travolga. Quindi diciamo sono pronti per quando dovesse concludersi, se si concluderà il discorso militare bellico, sono pronti con una nuova diciamo con questo nuovo spettacolo sanitario, non dimenticando poi un'altra tematica che secondo me è centrale, che è quella che loro definiscono della sostenibilità, della green economy. Perché già in Italia stanno accadendo delle cose incredibili con questa ZTL allargatissima, immaginata sia per Milano sia per Roma, le leggi che sta ventilando l'Unione Europea in tema di edilizia comune abitativa
e appunto di macchine da trasporto. Insomma, veramente sono tanti piani, ma tutti questi piani inevitabilmente riportano sempre alla matrice iniziale, che è la matrice dell'inganno universale, per tornare a Orwell. Ecco, fra l'altro, Matteo, se riesci, smutati, perché così arriviamo anche alle frequenze musicali. Quindi questa sera l'Eurovision, tolta la propaganda politica, rimarrà poco di vibrazioni, di frequenze, sicuramente non musica 432. Guardate ragazzi, io vi ringrazio ulteriormente per questa copresenza e questa unione di emozioni, di condivisioni, di contenuti. Grazie Gianluca per avermi invitato nuovamente. Tra l'altro ovviamente non mi sento solo, perché sono co-protagonista e con col pianoforte mi ho allenato e grande destriero. Per quanto riguarda il 432, sì, io è particolare forse quello che sto per dirvi, forse magari vi spiazzerà, ma non mi sento né un fanatico né un estremista del 432 Hz, semplicemente mi sono sentito in dovere di testarlo e provarlo, e di conseguenza, da quando proprio questo mio pianoforte è stato scordato ormai diversi anni fa di 8 Hz per ogni singolo semitono, posso però confidarvi che qualcosa di diverso io personalmente ho sentito. E allora, sai, il mio deve essere e vuole essere un invito a testare tutti quanti personalmente quanto si dice o quanto si teorizza a livello generale, perché ognuno di noi è differente, ognuno di noi ha determinate percezioni, ciò che può essere giusto per una persona o per far provare determinate emozioni non può esserlo per tutti. Di certo, forse, ecco, l'unica certezza riguarda la natura, perché di fatto la natura è buona per tutti, fa bene a tutti immergersi nella natura, entrare in contatto con la natura, cercare di sentire il suono e la musica della natura, probabilmente questo sì. E per quanto riguarda, e qui chiudo, sui 432 Hz, la prima volta che provai a suonare il piano per così dire scordato, ho sentito sì un suono molto più avvolgente, molto più caldo, molto più corposo. Ho avuto anche la fortuna di suonarlo su un mezzo meccanicamente e materialmente molto grande, e ho sentito la provenienza del suono espandersi, capace di circondarmi e essere percepito non principalmente dalle orecchie e parzialmente dal corpo, ma principalmente dal corpo e di conseguenza parzialmente dalle orecchie. Ma la cosa che mi ha, come dire, colpito di più non è stato tanto la sensazione real time, in tempo reale, ma il post, ovvero dopo aver suonato 3 brani per la prima volta a questa frequenza, io ero molto più stanco, come se avessi suonato non per quei 15 minuti, ma per 45-50 minuti. Ed è stata la cosa che personalmente, per quello che mi riguarda, mi ha convinto che in fondo qualcosa c'è che unisce questa armonia, questa geometria sacra, questa frequenza numerica gestita e sequenziata da Fibonacci e tutto quello che possiamo liberamente trovare sul web. Fra l'altro, grazie Matteo, vedete che il suo audio è particolare, ma perché è settato per farvi sentire la musica. Quindi mutiamo Matteo Mesbi, ok, perché abbiamo una sorpresa. Domenica sarà insieme a noi, anche facciamola entrare. Ciao, buonasera a tutti. Come stai, Enrica? Dai, tutto bene, voi come state? Tutto bene, grazie per essere passata per un saluto. E questa sera si parla di musica, di buone frequenze, e so che anche tu sulla musica hai scritto molto, c'è anche tutto il lavoro su cosa si nasconde dietro i maggiori esponenti della musica a livello mondiale in tutte le epoche, no?
Assolutamente sì, dalla musica classica fino ai giorni nostri, le origini occulte della musica, che è una trilogia tra l'altro dove citavo molto spesso Antonello, gli avevo dato in quel periodo la Cacciavin, che poi non sono riuscita a conoscerlo perché è un grandissimo esperto anche in quel settore. Sì, in particolar modo poi con te, Gianluca, ne abbiamo parlato spesso, soprattutto poi i gruppi, le band degli anni 60 e 70, a differenza poi di quel marketing che si è creato, anche insomma molto sulfureo, perché parlare di certe tematiche, soprattutto degli illuminati nella musica, fa vendere, soprattutto in quel periodo, anni 60-70, erano realmente coinvolti in certe pratiche, soprattutto nella magia sessuale, quindi abbiamo avuto insomma da Jimmy Page in poi dei grandissimi, David Bowie, vabbè, i Rolling Stones è stato un po' esagerato il mito, i Beatles, insomma tantissimi esponenti della musica realmente attivi, coinvolti, che ci hanno regalato non soltanto delle canzoni letteralmente impregnate di magia e occultismo, ma che nascondono all'interno tutta una serie di riferimenti che magari ai più sfuggono. E poi giustamente, come stavate già parlando adesso mentre ero nel backstage, stavo ascoltando, c'è tutto il discorso anche importantissimo proprio legato alle frequenze, perché anche questa è un'altra tematica che sfugge, no, alla maggior parte delle persone, ma anche come si può manipolare una psiche nel bene e nel male anche attraverso la frequenza. Ecco, proprio anche a tal proposito c'è anche tutta una discussione su quello che sono i simboli musicali e di questa cosa, visto che Antonello giustamente ci ha ricordato che proprio in concomitanza c'è l'Eurovision Song Contest, che insomma è veramente terreno e propaganda pura per tutta una serie di tematiche anche molto affini alle varie mostre di finta arte che vediamo esposta in quel del Parlamento europeo. Ma che fine hanno fatto i grandi? A me viene in mente solo, avete visto anche Roger Waters e quello che fa passare nei suoi concerti, è veramente un caso isolato, insomma noi ci becchiamo i Maneskin che sono figli di questa propaganda. Allora anche qui, se volete, lo facciamo un giro su le icone a livello mondiale e il fatto che manchino un po' delle persone, giustamente anche Bugo, se non sbaglio, twittava, cioè una volta gli artisti erano in qualche modo anticonformisti perché dovevano lottare in un sistema. Oggi qual è la vera trasgressione? Cosa dovrebbe fare un artista? Questa domanda io la chiedo a tutti voi, facciamo un giro. Antonello, partiamo da te. Cerco di rispondere innanzitutto a questa tua domanda: che cos'è la trasgressione oggi? A questa domanda si risponde solo in una maniera. Il concetto di trasgressione, esattamente come il concetto di conformismo, non sono monolitici, non sono stabili nello spazio e nel tempo, ma si rinegoziano continuamente. Quindi ciò che era trasgressivo nel 1500 non è trasgressivo oggi, ciò che era trasgressivo nell'Iran di Khomeini non era trasgressivo nella California del 1969, eccetera, eccetera. Quindi in realtà non c'è una fissità del concetto. Quando questi personaggi parlano della fu ribellione, c'è da considerare due cose. Il primo fattore è che coloro che negli anni 60-70 soprattutto utilizzarono determinate strategie anche di provocazione scenica, culturale, eccetera, bene o male erano sospinti da una moda. Cioè è vero che andavano contro l'establishment ufficialmente, però è altrettanto vero che sapevano di avere alle spalle un tale fermento giovanile che in qualche maniera li proteggeva. Cosa ne è stato allora dei ribelli di allora? Purtroppo ci sono stati due fenomeni. Il primo naturalmente è un fenomeno esistenziale inevitabile. Tanti sono morti, faccio un nome fra tutti, mi sarebbe piaciuto sapere cosa avrebbe pensato un Jim Morrison dello stato delle cose, per esempio.
quindi tanti non ci sono più, altri sono inevitabilmente invecchiati e quindi con l'invecchiamento, diciamo, sono un po' relegati a una dimensione di godersi quello che si sono conquistati nella vita senza troppa voglia di farsi dei nemici, diciamo così. E poi c'è una vastissima pletora di personaggi anagraficamente più giovani, ma che hanno un grosso problema rispetto alle leggende, diciamo, del rock e del pop. Sono personaggi completamente privi di consapevolezza. Quindi non hanno sfruttato una condizione effettiva di privilegio, perché alla fine una persona nota, una rockstar, ha il privilegio di spendere il tempo come vuole, ha il privilegio di non avere preoccupazioni di ordine economico e quindi potrebbe, dovrebbe spendere questo privilegio informandosi, leggendo, tentando una crescita personale. Invece purtroppo ci sono molti, anche nomi celebrati del nostro paese, che, e questo lo so anche direttamente purtroppo, che sono persone che non vedono al di là del proprio naso, cioè che sono interessati esclusivamente alla propria immagine riflessa nello specchio e che non hanno alcuna intenzione in qualche maniera di mettere in discussione quella realtà che in qualche maniera li ha baciati e li ha premiati. E quindi noi avremmo bisogno in questo momento di una nuova creatività che si impone a ogni livello e che ripropone quello che dovrebbe essere il discorso centrale dell'arte, cioè aiutare a instaurare un pensiero critico. Cioè l'arte dovrebbe insegnare a dubitare sempre e comunque. Paradossalmente l'unica autocensura che un artista dovrebbe farsi è quando sente di trovarsi d'accordo con quella che è la vulgata dominante in quel momento. Cioè se io artista concordo con la visione geopolitica sociale del momento, non è detto che io sia stato indottrinato, però dovrei farmi delle domande, perché il mio ruolo dovrebbe essere comunque quello di mettere in discussione la realtà. E purtroppo oggi abbiamo dei cosiddetti artisti che non sono più creativi, ma sono dei testimonial, cioè hanno in qualche maniera fatto loro tutto un linguaggio e una metodologia che è quella della pubblicità, del marketing e dei cosiddetti influencer. È la morte da questo punto di vista dell'arte. Allora, Matteo, ti lascio per ultimo per questioni di audio, allora arrivo ad Andrea, stessa domanda. Credo che Antonello abbia proprio centrato il punto, abbia detto una cosa secondo me sacrosanta. Intanto saluto Enrica, io avrò l'onore di averla in apertura di spettacolo il 28 a Torino, quindi parla proprio in apertura di spettacolo e quindi ti ringrazio pubblicamente di questo perché mi fa enormemente piacere. E invece tornando alla... Prego, andando alla domanda che hai fatto, no, Antonello, una cosa secondo me sacrosanta, nel senso che per trasgressione, a mio avviso, possiamo intendere quella di Pierangelo Bertoli, che secondo me era molto più trasgressivo di un Vasco Rossi, ad esempio, no? E la sua canzone A muso duro, secondo me è proprio il manifesto della trasgressione dell'artista, è quello che dice, no, io nonostante riceva dei consigli, e questi consigli li rispedisco al mittente e per quanto mi riguarda possono andare a fare in culo. E questo è l'artista trasgressivo, no? Quello che mantiene l'indipendenza di pensiero e di libertà creativa a qualunque costo. E progressivamente gli artisti hanno subito quello che proprio che Antonello ha affermato, secondo me. Cioè si è passato da una fase in cui la casa discografica cercava in qualche modo di imbrigliare l'artista e di spostarlo nella direzione gradita, fino a proprio creare già un fantoccio che rappresentasse una posizione gradita. E quindi, come dice Antonello, questo è proprio la morte dell'arte, perché non è più... un parto della libera creatività, ma è un'espressione commerciale studiata e concepita a tavolino
da una qualche industria che lavora per le lobby. Vedi che adesso comunque se non sei fluido, se non ti vesti da mignotta non funzioni, se non ti vesti come si può dire in maniera politically correct, da moderno, non funzioni. Ecco, quindi vedi che non esiste più. E questo appiattimento diciamo dell'espressione artistica, a mio avviso, ha portato anche ad un appiattimento creativo e anche esistenziale da parte delle nuove generazioni che mancano. Io vedo le nuove generazioni sono molto più implosive. Io voglio dire, non è che sono favorevole agli atti vandalici o quant'altro, però non le vedi più quelle per strada, quei ragazzini di 14 anni un po' incazzati col mondo ed esplosivi. Adesso sono tutti problematizzati, problematici, voglio dire, se non hanno due o tre conflitti e non vanno dallo psicologo, comunque non sono fashion. Parlavo l'altra volta con un ragazzino, mi ha detto, in classe mia siamo due etero. Cioè, e dichiaratamente etero sono rimasti in due, cioè tutti gli altri sono bisessuali, trisessuali, pentasessuali, voglio dire, capito, però è tutto esatto, però non c'è più slancio creativo, ma perché lo slancio creativo è soffocato in culla, perché comunque non parte più dal basso, ma è dall'alto che dettano la linea, e quindi tu nasci già praticamente incasellato. Interessante questo. Allora, Enrica, vengo a te, stessa domanda, ma ne approfitto anche perché, visto che l'abbiamo citato, c'è il tweet di Bugo, lo andiamo anche a vedere. Negli anni 60 gli artisti si ribellavano ad una società bacchettone rigida. Ora che viviamo in una società votata alla trasgressione e a voler essere a tutti i costi i primi, cosa dovrebbe fare un artista per ribellarsi? E quindi qua ci sarebbe anche una bella risposta di Andrea a Bugo, ma intanto poi Enrica. Ma come dicevano già Andrea e Antonello, c'è stata una tale saturazione di finta trasgressione, perché comunque molti artisti sono letteralmente dei prodotti della fabbrica musicale, così come la fabbrica in generale dello spettacolo. Vale lo stesso per il cinema, il teatro, tutte le arti che rientrano all'interno dello spettacolo, e si lavora talmente tanto di marketing ma anche di propaganda, perché ormai l'informazione è diventata infotainment e lo spettacolo serve per riuscire a sdoganare, a imporre, a riprogrammare le menti delle persone, quindi riuscire a far passare dei messaggi in maniera ancora più efficace che i mezzi di informazione. E quindi vediamo che ancora di più che in passato gli artisti sembrano quasi indistinguibili l'uno dall'altro, non avere più una vera identità, ma rappresentare delle maschere, dei ruoli. E penso che sia anche per quello che molti di questi diventano delle meteore, ma soprattutto finiscono per avere anche delle problematiche psicologiche ed esistenziali, perché incarnano davvero delle maschere, e non sempre la maschera che incarni, cioè molto spesso poi la maschera che incarni finisce per penetrarti, no? nelle viscere, nel tuo essere profondo, e per insomma creare non pochi disagi. E il fatto di essere dei prodotti proprio di un'industria, anche qua insomma genera non pochi problemi, no? Ed è anche per questo, come accennava anche prima Antonello, che nel momento in cui tu diventi una bandiera e anche una banderuola, e devi semplicemente farti medium, un canale, una grondaia di un certo tipo di messaggio, non sei più un artista, sei semplicemente un tassello di una fabbrica, appunto, della propaganda. Io vedo
infatti quelli che oggi, no, ancora si definiscono artisti, di artistico avere poco nulla, soprattutto non avere quell'originalità, quel piglio, quindi quella trasgressione vera, perché non hanno probabilmente anche, si tende ormai ad autocensurarsi, ad avere paura del parere di tutti, di essere giudicati. Basta mettere il posto sbagliato che poi ti arrivano le shitstorm, su vieni giudicato in malo modo, questo soprattutto per i ragazzini. E poi ci sono tutti dei canoni che ormai sono stati imposti alla società, per cui devi essere, come diceva Andrea, fluido. Se non sei fluido, queer, eccetera eccetera, automaticamente sei un bigotto, un fascista, un reazionario probabilmente. Quindi la trasgressione oggi dovrebbe essere invece dovrebbe passare attraverso dei vecchi stili, no? Che erano adottati normalmente. E proprio la propaganda ormai che intende riprogrammare le menti delle persone, resettarle, riempirle con tutta una serie di slogan, a cui purtroppo l'arte si sta assoggettando sempre di più, ed è anche per questo che, insomma, nel triennio che ci siamo appena lasciati alle spalle sono state pochissime le voci divergenti, anche perché molte che poi da dietro le quinte sentivi che magari la pensavano come te, però avevano paura, il terrore di prendere posizione per non essere giudicati, per non essere sbattuti fuori dal jet set o da un certo tipo di ambiente. Capisci che però la pavidità non dovrebbe appartenere all'artista, l'artista dovrebbe essere insomma talmente al di fuori di certe dinamiche da potersi esprimere al massimo e vivere anche sempre al massimo, altrimenti sei il burocrate dell'agenzia dello spettacolo. Erika, io ti ringrazio per essere passata per questo fuori programma, e con te e con tanti altri amici domenica, poi rimanete con noi fino alla fine, vi diamo anche ancora il numero per aggiungervi e per prenotarvi per passare questa serata insieme a noi. Quindi grazie di cuore, Enrica, ricordando che c'è anche il libro che è appena uscito, che potranno trovare sia domenica sia venerdì prossimo alla Fiera del Libro di Torino. Saremo insieme per parlare dei Signori dell'Immortalità. Assolutamente, venerdì 19 maggio alle 18 al Salone del Libro, e poi so, Andrea, che noi ci saremo insieme poi a distanza di un paio d'ore, di un'ora. In realtà domenica sempre al Salone del Libro. Sì, esatto, il 21, sì. esattamente, allora, poi il 28 sarai da me. Assolutamente sì, quindi niente, adesso iniziamo una liaison, non ci molliamo più, ok? Ci vediamo per un po'. Ciao Andrea, ciao Antonello, ciao Matteo, buona giornata e buona serata a tutti, ciao, un abbraccione, ciao, grazie. Ciao. Ecco, Gianluca, ci vedremo. Posso dire solo una cosa? Certo. Voglio dire solo una cosa per agganciarmi solo al volo a quello che ha detto Erika. Mi ricordo il grande Lucio Dalla, no? Che in Disperato Erotico Stomp diceva ma la cosa eccezionale da Miretta è essere male. Ecco, la trasgressione è diventata proprio questa, no? Perché tu pensa che la canzone Voglio una donna di Vecchioni, sai quello che praticamente dice voglio una donna normale, no? Che non abbia il pisello. Ecco, tu pensa che YouTube la segnala come sconveniente per alcuni, cioè è diventato porno. Ecco. Cioè, voglio una donna, è diventato porno. Pensate a Colpa d'Alfredo di Vasco, allora che cosa dovremmo fare. Ecco, allora nel frattempo, fra l'altro poi qualcuno chiede del Salone del Libro, ci tengo particolarmente perché venerdì presenteremo anche la prima collaborazione come facciamo finta che edizioni, che diventa anche casa editrice, e poi su tutti i nostri social vi diamo anche lo stand, l'orario esatti, quindi lo pubblicheremo. E qualcuno chiedeva anche un esempio pratico, quindi adesso arrivo da te Matteo, e poi a tutti quanti, visto che si parla anche di musica, pensiamo anche alla shitstorm e al silenzio dopo che Pupo aveva annunciato che in data 2 maggio, a questo punto possiamo dire, avrebbe dovuto presenziare il Festival della Musica Italiana in Russia, e poi è successo di tutto. Adesso poi faremo anche un giro, ma visto che so che Matteo ha tutto settato per ascoltare, visto che siamo alla mezz'ora, secondo me è anche un bel momento per condividere anche con gli amici da casa. Mettetevi delle cuffie, noi mutiamo tutti gli audio, andiamo da Matteo e sentiamo dal vivo
quella che è una musica a 4:32. Thank you.
Bellissimo. Tanta roba. Grazie Matteo, e sarà un onore sentirti di nuovo dal vivo domenica. Gli amici di Modena che sono venuti a trovarci hanno già avuto un'overture, un'anteprima, e domenica ci siamo organizzati ancora meglio. Ti voglio ringraziare pubblicamente perché sei già in viaggio dalla Sardegna per essere con noi domenica, quindi un grazie di cuore non basta, con tutta l'attrezzatura 432. Grazie a voi, per me è un'opportunità straordinaria e ho riflettuto molto in realtà cosa dire nella risposta per quanto riguarda cosa deve fare un artista per essere artista. Mi sono ritrovato in tutto ciò che è stato detto e ringrazio Antonello, ringrazio Andrea. E mi avete ricondotto ad una parola che probabilmente è molto vicina, paradossalmente, al termine trasgressione, che è la parola libertà. E un vecchio signore, che oramai non è più fra noi qui fisicamente, di nome Giuseppe Scarpiglia, un signore che ha colpito e modificato nel profondo la mia percezione del tutto e anche le mie direzioni, le scelte, la mia vita, mi disse che la libertà non esiste. Mi disse Matteo, la libertà non esiste, la libertà è un concetto astratto. Esistono uomini e donne che scelgono di essere liberi. La libertà va applicata. E probabilmente sì, un artista oggi deve essere profondamente libero. Libero nel senso di non appartenere a nessuno, nessuna etichetta, nessun vincolo, a nessuna costrizione, a nessuna censura. Libero da poter dire quello che pensa in un senso critico, libero di creare un senso critico, di applicare un senso critico. Discussioni sul linguaggio, ne siamo al corrente, sono nato da tantissimo tempo. Bisogna sempre stare attenti a capire il significato profondo delle cose e delle parole stesse. E credo che sì, la musica abbia il compito e l'artista abbia il compito di descrivere l'indescrivibile e di far percepire l'impercepibile, cose entrambe che senza una libertà profonda d'anima penso sia difficile da poter attuare. Grazie di cuore, mutiamo Matteo ma torniamo poi da te perché voglio anche raccontare quello che è accaduto, anche grazie alle nostre puntate. So che sei stato contattato anche per un evento molto bello, poi diremo qualcosa dopo. Adesso rifarei un giro, fra l'altro grazie anche a Mesbet per averci messo in sovraimpressione i commenti e ci stavano benissimo. Questo salottino è partito anche un po' per gioco, ma in realtà accadono cose durante queste serate, quindi grazie di cuore a tutti quelli che partecipano al di qua e al di là dello schermo. Antonello, torniamo da te, un commento su questo e poi anche argomento Pupo. Qualcuno di voi sa cos'è accaduto a Pupo? Non se ne sa più nulla. Beh, innanzitutto devo fare un complimenti a Matteo. Devo dire che questa composizione mi ha ricordato Metamorphosis Part 1 di Philip Glass, che considero un capolavoro del Novecento come atmosfera, e quindi quell'atmosfera mi ha un po' ricondotto in quelle zone che amo molto, tra l'altro. Due notazioni invece più scherzose. Il tweet di Bugo, del quale tra l'altro mi ero occupato anche io sui social due o tre giorni fa, ci sono due cose da dire. La prima, proprio banale, una battuta, però ci sta. La prima cosa che devi fare è imparare l'italiano, perché ci sono gli apostrofi sbagliati in due righe scritte, e quindi forse sarebbe già un'idea, prima di parlare di trasgressione, riappropriarsi della lingua italiana. La seconda è una dinamica che certamente io non posso dare per certa, ma diciamo che conoscendo come si muove ora l'ambiente musicale, qualche dubbio ce l'ho, è questo. Quell'interrogativo che lui ha posto, cos'è che sarebbe oggi trasgressivo? È una sorta di indagine di marketing mimetizzata. Quindi il social manager o l'ufficio stampa di Bugo in qualche maniera gli ha suggerito questa cosa in modo da avere risposte gratuite
che poi Bugo magari può utilizzare per tentare di riuscire alla ribalta dopo essere completamente scomparso dai radar dopo l'occasione sanremese oramai di tre anni fa, mi sembra, insomma. Quindi non è detto che non ci sia dietro anche una dinamica di questo genere che è particolarmente patetico e paradossale. Per quanto riguarda Pupo e la sua dissidenza, diciamo, al politicamente corretto geopolitico, diciamo che anche lì è sempre la stessa dinamica. Vi ricordate quando 2 anni all'incirca fa Andrea Bocelli osò dire che, essendosi ammalato di quella malattia di cui non si può dire il nome, diciamo che l'aveva superata esattamente come un raffreddore o al massimo come un'influenzina stagionale. Fu attaccato in una maniera incredibile, senza nessun ritegno, una violenza inaudita, fino al fatto, naturalmente, che l'obiettivo qual è? Quello di farli tornare sulle loro posizioni, quindi in qualche maniera fare ammenda o pentirsi come in un tribunale dell'Inquisizione. Solo le persone veramente più scafate, più convinte, resistono di fronte a un fuoco di fila simile. E infatti ho visto che anche Pupo ha dovuto in qualche maniera barcamenarsi e fare passi indietro. Quindi purtroppo il paradosso del mondo dello spettacolo oggi è che c'è una serie di persone che proprio non hanno neanche voglia di rompere le righe. C'è chi tenta timidamente, ma non ha appunto la forza propulsiva di farlo e viene quindi fatto rinculare, e poi ci sono queste mosche bianche sempre più rare che invece hanno il coraggio delle proprie azioni, però lo pagano a caro prezzo. Lo pagano a caro prezzo perché questo significa esclusione, significa diffamazione costante, e sono effettivamente dei prezzi da pagare. Faccio un ultimo esempio dell'ultima settimana che mi viene in mente. Ora, avete presente il concerto del 1° maggio, altro grande contenitore del politicamente corretto e anche, diciamo, della distruzione di certe categorie, perché quello che voleva significare il diritto al lavoro, eccetera, eccetera. Ora, io non so se è stata una voce dal sen fuggita, se è qualche cosa che non era stato programmato, però casualmente da quel palco Ambra Angiolini ha detto una cosa corretta, cioè che la parità dei diritti nel mondo del lavoro si afferma facendo valere la Costituzione e non soffermandosi in maniera ossessiva sulle finali, le vocali finali delle parole, avvocato, avvocatessa, ministro, ministra e tutte queste amenità assurde. L'avesse mai fatto, perché ho visto che poi anche lì c'è stato un fuoco di fila, compreso della pseudo filosofa Michela Marzano del PD, che subito ha detto no, le vocali sono importanti. Quindi è talmente paradossale questo teatrino che anche la banalità, per noi, no, la banalità più irrilevante come questa diventa effettivamente un argomento di contendere, un argomento di polemica. E questo è il mondo dello spettacolo. Oggi mi verrebbe da dire, un giorno tutto questo sarà vostro, peccato che è toccato a noi. Grazie Antonello. Andrea. Sì, no, io ci tengo a dire, non dimentichiamoci che Pupo comunque ha nel suo arco gelato al cioccolato, che è quanto mai fashion oggigiorno, quindi basterà un po' un piccolo riarrangiamento del suo cavallo di battaglia e lo perdonano subito. Ma invece, parlando di Matteo, se la musica è come ogni forma d'arte, è essenzialmente comunicazione, dovrebbe essere, no? Anche e soprattutto comunicazione, ecco, lui mi ha emozionato moltissimo e questo secondo me già fa di lui un grande artista in un momento in cui l'arte, io credo in qualunque forma, ultimamente non emoziona più e quindi proprio viene meno al suo dovere primario, che è quello di comunicare, perché alla fine l'artista, a mio avviso, è qualcuno che cerca di condividere all'esterno un proprio vissuto interiore, ecco.
almeno se questo è ciò che intendi, Matteo, per arte, ci riesci alla grande, perché comunque arrivi dentro e quindi arrivando, emozionando, rendi così onore all'arte, a mio avviso, cosa che purtroppo non si fa più. Matteo. Tra l'altro non l'ho presentata la composizione che ho eseguito, il titolo è La danza delle tre memorie, ed è nata sulla terra magica che abbiamo scelto io e la mia amata di trasferirci e di vivere, che è la terra, l'isola della Sardegna, e ho sentito che queste note sono di fatto arrivate non tanto da un luogo ma da un tempo. Per questo il titolo, La danza delle tre memorie. Un tempo antico, un tempo che ci ricorda di non dimenticare e l'importanza di non dimenticare quanto è accaduto recentemente, quanto è accaduto nella nostra vita, le nostre basi, le nostre radici, da dove siamo partiti, chi eravamo 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. Non dimenticare chi ci ha formato, chi ci ha illuminato, ha indicato delle direzioni, non dimenticare, e non dimenticare neanche i nostri antenati. La danza delle tre memorie si è estesa, la dedica a quegli antenati di cui noi non sappiamo nulla, che sono perfetti sconosciuti, che vanno al di là dei nostri genitori, oltre i nostri nonni, oltre ai nonni dei nonni, ma fino ad arrivare a 1000, 2000, forse più, migliaia di anni fa, dove c'erano questi esseri di cui noi siamo completamente ignari, che però in una qualche magia hanno fatto sì che Andrea, Antonello, Gianluca e Matteo questa sera fossero qua a parlare, a condividere, e a cercare di stimolare, di emozionare, dare contenuti ad altrettante migliaia di persone che anche loro sono qui questa sera grazie essenzialmente allo sconosciuto. E pensare invece quanto terrore ovviamente stanno cercando, hanno cercato e probabilmente faranno davvero nei confronti di tutto ciò che non è noto, di quello che viene da fuori, da ciò che è diverso da noi, e quindi sì, quando poi si comprende che le differenze non sono altro che una risorsa fondamentale sia per l'individuo che la collettività, e allora lì si attua qualcosa di magico, perché nell'ascoltarvi, e anche quando mi capita di entrare in mondi a me completamente ignoti, che può essere il mondo di un falegname, il mondo di un carpentiere, il mondo di un pilota di navi, e incontri queste persone che fanno il loro mestiere o la loro passione con amore, dedizione, centratura e sincerità, l'arte poi si estende e tutto diventa arte, anche quello che non avresti mai pensato che fosse arte, se arte è tutto ciò che abbiamo detto in maniera corale questa sera. Bellissimo, vorrei su questo un commento da chi partiamo. Andrea, Antonello, chi vuole rispondere? Antonello. Questo si chiama attenzione, direi semplicemente, che è una cosa che si sta smarrendo completamente in questa epoca. È chiaro che il creativo, l'artista, deve avere un livello di attenzione che è più sottile, no? Più connesso, mi verrebbe da dire, con certe sfere che sono più intangibili anche nel nostro quotidiano. Perché noi stiamo dimenticando che purtroppo l'uomo è oramai condannato da questa società, dalla filosofia perversa che domina questa società, a una dimensione di pura produzione, consumo, alla fisiologia, quella che Agamben ha definito recentemente la nuda vita. Esattamente questa è la dimensione biologica, fisiologica dell'esistere, mentre la peculiarità dell'essere umano tra tutti gli altri esseri viventi è quello di essere in qualche maniera una sorta di creatura ponte tra una dimensione terrena, materiale, e una dimensione che possiamo chiamare spirituale, divina, eccetera. Insomma, è veramente una sorta di punto di contatto, di cursore tra queste due dimensioni. E se l'uomo abbandona
totalmente la sfera dello spirituale, che naturalmente non significa aderire a questa o quella religione o religiosità, ma significa avere una propensione verso tutto ciò che in qualche maniera è più sottile, no? È più elevato, e allora veramente diventiamo ciò che ci vogliono far diventare. Quindi delle macchine computazionali, dei robot, ed è per quello che si parla, secondo me, correttamente di transumanesimo, cioè proprio l'oltrepassamento della dimensione di umanità, che secondo me sta appunto in questi due estremi, materialità e spiritualità. E l'artista questi due estremi li connette nella maniera perfetta. Tant'è vero che secondo me vale principalmente per i grandissimi artisti, soprattutto la massima evangelica: vivono nel mondo ma non sono del mondo, che secondo me è perfetta. Bellissima questa frase. Andrea, vuoi commentare o uno spunto poi da darvi? Ma penso che sia stato detto tutto quello che si può dire, quindi mi ripeterei, quindi siccome la ridondanza non è un qualcosa che mi piace molto, ecco, io credo che quando vengono dette le cose giuste al momento giusto si può soltanto essere d'accordo con quello che è stato detto prima da Matteo e poi da Antonello, e inchinarsi di fronte all'arte e godere delle sensazioni che si provano di fronte all'arte e alle ispirazioni autentiche che nascono da chi sa guardare il mondo con gli occhi appunto dell'artista. Allora riparto da te, perché il mio spunto è che oggi, 9 maggio 2023, 9 maggio è una data importante che dovrebbe essere ricordata dai più senza ipocrisia. 9 maggio 78, la vicenda Aldo Moro, noi stessi sul canale Facciamo Finta Che trovate, magari al termine di questa trasmissione, se volete lo potete recuperare, sul canale Facciamo Finta Che abbiamo pubblicato alle 13.30 un ricordo, perché mi collego anche a quanto detto da Matteo, sui veri uomini, su chi ha pagato, quindi ricordati da dove vieni e grazie a chi sei qui, e la battaglia per la libertà è tutt'altro che passata, noi stessi ne abbiamo affrontate di ogni in questi ultimi anni, abbiamo anche un problema ulteriore collegato alla libertà, che ad agosto, se non ci attiviamo, la libertà di espressione verrà deliberata un'ulteriore stretta dittatoriale su quella che sono tutti i social, quindi indirizzeranno i flussi solo verso chi secondo qualcuno è giustificato a fare contenuti, e chiuderanno, censureranno tutti gli altri. Quindi questo vi lascio intendere che cosa potrebbe succedere a persone come noi. Ma sul canale Facciamo Finta Che, 13.30, il ricordo di Aldo Moro, una mezz'oretta in cui si parla di Enrico Mattei, di Aldo Moro, di quella vicenda, una vicenda in cui lo Stato e soprattutto gente che in qualche modo ha anche l'ipocrisia di parlare e di ricordare in questa giornata, soprattutto le alte sfere di persone molto rispettabili, delle persone di cui non si può parlare, le cui effigie, le cui foto sono in tutti gli edifici pubblici, però peccato che sono molto collegati con quella vicenda. E quindi vedo Andrea che si autocensura, bravo! Perché... No, ma lì sai, lì bisognerebbe riesumare il Divo Giulio, perché la scatola nera ce l'ha lui nella gobba, bisognerebbe andarlo a ripescare per cercare di capire cos'era successo veramente. Credo che sennò è molto difficile cercare di darsi delle risposte plausibili. Chiedere anche agli inglesi, a cui vedo molti media continuare a leccare le terga inutilmente, fra l'altro con una cerimonia pessima di Re Carlo, in cui veramente tutto ciò che, di cui vogliamo ricordare sono quell'effigia di quegli strani cerchi nel grano che gli sono comparsi nel giardino di fronte. Vedo anche il buon Mesbet. Per me questa giornata andrebbe ricordata così. Questo è come vogliamo ricordare l'incoronazione di Re Carlo, che non per mandargliela, ma potrebbe essere uno dei regni più brevi della storia. Ecco, quindi su questo un commento da Andrea, poi facciamo il giro. Ma io vabbè, ho una concezione
del mondo, per cui credo che in generale non dovrebbero esistere re e regine. Insomma, è una cosa che mi fa abbastanza ridere, pensare che ci sia qualcuno che per diritto di nascita deve essere posto al di sopra degli altri, mi sembra una roba. E non ne voglio fare un discorso comunista, ma è proprio un discorso di, a mio avviso, di civiltà. Cioè, io credo che certe figure siano veramente un retaggio di un passato che andrebbe veramente smantellato. Le persone dovrebbero essere valorizzate per ciò che valgono realmente, non perché nascono in una determinata famiglia, perché poi vedi, queste distorsioni poi portano alle distopie cui stiamo assistendo ora, perché l'elite che controlla il mondo non è, voglio dire, è composta da personaggi realmente validi, no? Perché se una persona ricopre un certo tipo di ruolo e un certo tipo di posizione per diritto di nascita, vedi che, non so, l'Apo Elkan è una, voglio dire, è un esempio abbastanza lampante, nel senso che io credo che il singolo individuo dovrebbe eventualmente imporsi per dei valori intrinseci che ha, non perché nasce nella famiglia Rothschild e quindi di diritto viene collocato nella stanza dei bottoni, piuttosto che, ecco, e quindi credo che re e regine in generale appartengano proprio a questa filosofia che, a mio avviso, è fortemente pericolosa e deleteria. Antonello, arriviamo da te. Ma guarda, non l'ho vista la cerimonia dell'incoronazione di Carlo III, devo dire che me ne dispiace da un certo punto di vista, perché da studioso esperto di cultura britannica forse avrei dovuto farlo, però probabilmente non è casuale che me ne sia, diciamo, disinteressato per motivi personali miei, perché preso per buono tutto ciò che Andrea ha detto, che ovviamente è in generale da sottolineare, credo che nello specifico si possa aggiungere una cosa, cioè che con la fine della monarchia di Elisabetta II è morto, quantomeno relativamente al mondo britannico, certamente non per gli altri paesi, anche quella validità simbolica dell'istituzione, cioè l'istituzione ha una sua validità simbolica proprio anche nella dimensione di scollamento dal tempo in cui si trova, no? È l'ideale di tradizione in qualche maniera. E qui vediamo però una monarchia che da un lato arranca cercando in qualche maniera, no, appunto di seguire le dinamiche del tempo, e dall'altro è scollata per i motivi che diceva Andrea. Quindi mi sembra una situazione di schizofrenia sostanziale che probabilmente porterà alla fine sostanziale dell'esperienza della monarchia anche nel Regno Unito. Secondo me quella storia è finita definitivamente con la morte di Elisabetta II, e monarchi, fra virgolette, più popolari, come potrebbero essere l'attuale principe William e con la consorte Kate, ecco, sarebbero più popolari sulla base dei dogmi della società dello spettacolo, perché sono più spendibili da mettere sulle tazzine o sulle magliette, e questo non ha nulla a che fare con l'istituzione nel senso nobile del termine. Allora, fra l'altro, un pensiero va a Lady Di, e lì è stata in qualche modo scoperchiata, lì il re è stato denudato, è lì che veramente sono cadute le maschere sulla vicenda di Lady Di a favore di questa simpatica vecchietta a cui stranamente tutti i media italiani hanno tessuto le lodi fino a qualche tempo fa, quando in realtà è stata mandante di quello che a tutti gli esseri pensanti è palese essere un non incidente all'EDD. Vedo anche Roger Waters, quindi ringrazio la regia che ci aiuta anche con un po' di contributi.
lo andiamo anche a vedere, fa passare anche delle scritte veramente contro tendenza. Lui sì che ha molto da rimetterci, e per esempio compaiono scritte in ambito israelo-palestinese a favore della Palestina, ed è più che una mosca bianca, oltre a tutta una serie di scritte che in qualche modo vanno contro diciamo così l'universalmente riconosciuto e accettato di quelli che sono i media tradizionali. Quindi onore a Roger Waters per il coraggio e per il fatto che infatti viene in qualche modo denigrato e cercano di attaccarlo come al solito, ripiegando sul l'età si è rincretinito eccetera eccetera. E poi su questa cerimonia ha fatto molto parlare questa figura che è passata, ma è palesemente fake, è passata una figura, ma poi qualche burlone probabilmente in post produzione ha aggiunto una scure per far in qualche modo ricordare un personaggio. Vediamolo, visto che l'abbiamo preparato in regia, vedete che passa questo individuo, ecco la falciatrice, cos'è, la falce gli è stata aggiunta, non c'era, è passato probabilmente in qualche modo così. Però sono un po' le curiosità di chi in rete come al solito cerca di fare sfare. Ricorda molto la canzone San Marcanda, quindi anche chissà che possa essere in qualche modo un auspicio di quel che accadrà. Sono d'accordo con quanto stavate dicendo, l'unica speranza per salvaguardare quello che è la monarchia è che arrivi presto Re William, perché Carlo in realtà ha il gradimento ai minimi storici e onore, giusto perché poi si riempiono la bocca a proposito di Putin e della democrazia, no? C'è sempre il solito simpaticone che dice come non viviamo in democrazia? Provate a chiedere a chi a Londra, ovviamente sui media non si vedono tutte le manifestazioni in cui le persone, perché hanno osato scrivere un cartello in cui non è il mio re, sono stati arrestati. Quindi, non è il mio re, arrestati. Quindi questa è la democrazia della civilissima Europa, Unione Europea, anche se poi in realtà l'Inghilterra ne è uscita, ma continua a parlare per conto del nome dell'Unione Europea, poiché è una sua creatura, così come d'altronde lo è l'Italia. Quindi anche sulla vicenda Aldo Moro, sicuramente gli Stati Uniti, sicuramente i servizi segreti italiani, e ne abbiamo parlato anche di chi, guarda caso, come... appartenente ai servizi segreti italiani, racconta di essere nella via accanto perché andava a pranzo alle 9 del mattino. Era lì, perché ci facevi? Andavo a pranzo alle 9 del mattino, ero un po' in anticipo. Però anche questo è accaduto realmente, queste sono dichiarazioni che potete trovare anche in questo speciale. Facciamo ancora un giro e poi, sempre su quella simpatica vecchietta, ricordiamoci anche che era di sua proprietà il Britannia, sul quale quella nave che nel 92 Mario Draghi, Beppe Grillo e Mabonino e tanti altri allora sconosciuti quantomeno al mondo della politica salivano su quella nave per svendere tutto ciò che era l'Italia e farla passare da quarta potenza mondiale a tra le ultime, penso ormai, cioè, faccio fatica a pensare a uno Stato che in qualche modo non possa essere davanti a noi in ogni tipo di classifica riconosciuta. Facciamo un giro su questo, Antonello? Su cosa in particolare? Perché vorrei essere preciso. Quel che più ti ha colpito e sul quale vuoi mettere una sottolineatura, aggiungere una parentesi? Ma guarda, devo dire che effettivamente non spenderei altre parole sulla faccenda, perché rischiamo anche di dargli troppa importanza, secondo me. Sono dei rituali oramai vuoti che da un certo punto di vista fanno anche un po' di tristezza, perché ripeto, stanno in questo vuoto spazio temporale tra un mondo che non esiste più, un altro che si impone, quindi lasciamole andare alla deriva. Visto che citavi Britannia, ecco, quello è un Panfilo che se fosse andato alla deriva sarebbe stato tanto meglio, soprattutto per il nostro paese. Grazie, Andrea.
Sì, io penso che su quella nave siano state invitate persone che consapevolmente andavano là a svendere l'Italia e altre persone che probabilmente ci sono andate lusingate dal fatto che venivano così accolte a corte e più o meno inconsapevolmente si sono trovate poi a vendere l'anima e a fungere da ingranaggio più o meno obbligato del sistema che effettivamente voleva svendere l'Italia. Con questo io non voglio assolvere nessuno, anzi, se c'è da scagliare la prima pietra contro chi mi ha preso brutalmente per il culo per anni, sono il primo che la scaglierebbe volentieri. Però questo per dire che io credo che sul Britannia ci fossero personaggi di vari livelli, no? Ad esempio c'è un'intervista interessante in rete di Jovanotti che parla del fatto di essere stato invitato a un summit segreto di un'azienda internet. Ecco, io credo che Jovanotti, proprio come un giullare dell'epoca del Britannia, ecco, sia stato invitato anche lui come così strumento più o meno inconsapevole che per ego e per visibilità, quello che diceva Antonello prima, no? Degli artisti innamorati sostanzialmente di se stessi, delle possibilità di visibilità, di partecipazione, di presenza che possono avere, poi si trovano più o meno consapevolmente a vendere l'anima a un sistema veramente, autenticamente, forse addirittura possiamo dire diabolico, senza sì, troppe remore. Possiamo, no? Dirlo tranquillamente. E collego in ultima analisi, poiché tu hai citato Jovanotti che in maniera ingenua ha raccontato quel che gli è accaduto sul Bilderberg e su queste riunioni, c'è Fedez che in un tentativo goffo insieme a Cecchi Paone di salvaguardare, di parlare bene di quel che è il gruppo Bilderberg e della massoneria con Cecchi Paone tutto tronfio dei suoi gradi, in realtà gli è scappato, perché Cecchi Paone stava parlando bene del gruppo Bilderberg e a Fedez gli è scappato: sì, io e la Ferragni abbiamo litigato perché l'hanno invitata al Bilderberg e io non volevo che lei andasse. Ma guarda un po', ma dai, ma guarda un po', ecco, sì. Quindi, questa me l'ero persa, sì, me l'ero persa anch'io questa. Allora, se la sono persa in molti, magari la caricheremo come shorts, perché sì, l'ha detto pubblicamente in un suo podcast, e allora noi riprenderemo volentieri il pezzo, perché è giusto che le persone sappiano anche poi, dopo la pantomima di Sanremo, i messaggi che ha lanciato la Ferragni, anche se ultimamente ha avuto un po' di critiche, perché dopo aver fatto due coglioni così su tutta la propaganda, viene fuori che prende un paio di elicotteri per andare a prendere un aperitivo sul ghiacciaio e magari qualcuno gli fa notare che è un po' un'ipocrisia, no? Dopo la CO2 e il clima e comprate le auto elettriche, se poi prendi gli elicotteri per andare sui ghiacciai a fare l'aperitivo, mi è un po' un controsenso e quindi qualcuno... Certo che il Bilderberg sta proprio raschiando il fondo del barile, perché insomma se hanno invitato le Ferragni, al prossimo giro chi invitano? Il lombrico della frutta, vedi, perché... Non è che resta poi. Ragazzi, anche loro, vedi, stanno lì a occhieggiare quello che succede. In realtà non dettano più l'agenda, ma la subiscono persino loro da un certo punto di vista. Registra la realtà. Allora, su questo io farei un giro di saluti finali, dando ognuno gli appuntamenti, i riferimenti di dove trovarvi, dove seguirvi, dove venire. Partiamo da te, Antonello, così andiamo in senso orario. Allora, posto che ci vediamo insieme domenica, il giorno prima sono il coordinatore di un evento proprio sulla cultura, da un punto di vista operativo, il mondo della cultura e dello spettacolo, che vuole creare una rete parallela a quella del mainstream, che non si rassegna a morire omologato, e per questo abbiamo indetto questo tavolo di discussione operativa a Bologna al Costa Arena sabato 13 dalle 16 alle 18. Quindi per chi
sta a Bologna nei dintorni, musicisti, teatranti, ballerini della cinematografia, tutte le arti dello spettacolo, siete invitati per dire la vostra e per provare a uscire da questa giornata con delle idee operative, perché se non ci organizziamo siamo spacciati, invece se ci organizziamo c'è uno spazio importantissimo da conquistare, di persone che veramente non ne possono più di questa propaganda, veramente dalla quale non si può scappare in nessun momento della nostra vita. Quindi primo appuntamento che vi voglio segnalare è questo. Grazie Antonello. Matteo, arriviamo da te, apriti pure il microfono, dove ti possiamo trovare, seguire, supportare, come possiamo acquistare la tua musica. Allora, io anch'io rinforzo l'invito per questa domenica a Torino e oltre a vederci anche lì fisicamente, perché non ti nego che dopo l'altra puntata diverse persone mi hanno contattato chiedendomi dove poter trovare la mia musica e in effetti, non avendo dei distributori e non avendo grosse macchine dietro di me, l'unica maniera è venirmi a seguire dal vivo in concerti oppure spedizioni ordinarie attraverso espressi, corrieri o poste italiane. Per i prossimi appuntamenti, in realtà alquanto imminenti, dopodomani avrò un concerto qua al Tramonto a Bologna, quindi giovedì 11. Dopodomani suonerò qua a Bologna, e mentre invece potete seguirmi virtualmente sul canale Telegram, Facebook, sul canale YouTube Matteo Giorgioni, e potete sicuramente trovarmi. Ci tenevo a fare una piccola condivisione con voi, perché ho ascoltato fin da quando si è parlato appunto di questa celebrazione della monarchia fino ad arrivare agli ultimi spunti, e mi avete ricondotto ad una teoria storica chiamata anaciclosi, della quale io sono venuto al corrente poco tempo fa, e parla della ciclicità nella storia, della degenerazione dei poteri. E partendo dalla monarchia, che magari a livello iniziale può essere veramente, come dire, affidata ad una persona illuminata, ma in quanto ereditata poi può arrivare a dei figli che magari anche loro parzialmente sono illuminati, ma può arrivare anche a dei veri personaggi incapaci di gestire il tutto, è facile che poi degeneri nella tirannia. Dopodiché la tirannia viene in qualche modo smantellata e distrutta da degli altri, un gruppo di illuminati cosiddetti appartenenti all'aristocrazia, e quindi in maniera collettiva, a differenza di prima, creano probabilmente anche lì una forma di potere, di un buon potere, fino a quando anche l'aristocrazia non degenera nella chiamata nell'oligarchia. E l'oligarchia, anche lì, che poi diventa un trust, un cartello, un manipolo di pochi, che è una degenerazione, viene poi in teoria soppiantata dalla democrazia. E la democrazia, anche lei, ha una fase di degenerazione che l'anaciclosi definisce con un termine molto strano che io non avevo mai sentito, che è L'apostrofo oclocazia, sembra quasi uno scioglilingua, ed è l'unico termine che io personalmente non conoscevo rispetto a monarchia, tirannia, oligarchia, aristocrazia, democrazia, e paradossalmente c'è chi sostiene che noi ci troviamo ora in questa fase, e la degenerazione della democrazia, secondo questo teorico molto antico che ha teorizzato l'anaciclosi, sostiene che l'oclocrazia non è altro che un'illusione della democrazia, nella quale non è vero che è una maggioranza che decide, ma in realtà è una piccola minoranza travestita da maggioranza che, grazie a dei mezzi che possono essere associati ai tempi attuali, riescono a illudere e a mostrare azioni con la mano sinistra del prestigiatore, e intanto in contemporanea, anche quando che sembra che tutto sia finito o quando ci sono degli elementi distrattivi, agisce in maniera... Ed è curioso come io, umilmente, l'unico termine che non conoscevo è proprio quello in cui probabilmente in questo momento siamo avvolti. Scusate, ma era... me l'avete proprio... Mi toccherà andarlo a vedere per forza a Bologna. Tra l'altro io sto a Bologna anch'io, Matteo, devo venire per forza, perché mi piace come suoni, come scrivi, quello che dici.
Basta che poi non finisce che non mi piaci anche tu, perché adesso sai che quei tempi però sarebbe potentissimo. Molto d'Eurovision, ecco. Potentissimo, caso, potentissimo. Siete pronti per l'Eurovision. Allora, grazie di cuore Matteo, poi cercheremo di darti il massimo della visibilità e di aiutarti a diffondere la tua musica, che sarà anche disponibile domenica a Torino. Andrea, da te, dove ti vediamo, quando ti vediamo, appuntamenti, dove ti seguiamo? Io sarò con il mio spettacolo Torna Libero in Tre Mosse il 19 maggio a Cesena, poi sarò con i miei libri il 21 di maggio al Salone del Libro e poi il 28 di maggio ancora a Torino con il mio spettacolo Torna Libero in Tre Mosse. Volevo salutare tutti gli ascoltatori facendo anche un piccolo appello proprio allacciandomi a quello che ha detto Matteo, e se qualcuno di voi dovesse avere il sentore ad un certo punto della vostra giornata che ci sia stato qualcuno negli ultimi 3 anni che con una mano così ha sventolato, come dice Matteo, e con l'altra ci ha preso brutalmente per il culo, ecco, varrebbe la pena informarsi sul caso Eva Reali McKinsey ed eventualmente citofonare al responsabile, ex responsabile McKinsey, Paolo De Santis, per chiedere spiegazioni un po' su quello che potrebbe essere successo davvero negli ultimi 3 anni, non quello che ci hanno fatto credere, ma quello che potrebbe essere successo davvero. Beh, Paolo De Santis, se ti va, diritto di replica, ti invitiamo come al solito. Sì, sì, ma neanche sempre. Di replica, proprio di parola, cioè lui doveva venire a spiegare, sì. Io non... Se lui ha voglia di venire a spiegare, io proprio, se mi inviti, vengo volentierissimamente. Tanto le condizioni sono solo diretta, no domande concordate. Dopodiché chiunque può venire su questi schermi. E fra l'altro voglio anche dare la parola a Mesbet, quindi esci da fuori onda, perché sempre collegato alla musica c'è un evento collaterale che riguarda tutti i protagonisti il sabato sera, dove... Allora, intanto ti ringrazio e ringrazio un po' tutti perché avete fatto una puntata veramente bellissima, ci avete emozionato noi al di là dello schermo, diciamo, e un po' siccome questo movimento culturale che secondo me è nato negli ultimi 2 o 3 anni in risposta a una controcultura che ci veniva schiacciata dall'alto, il nostro obiettivo è un po' trasformarlo anche in un movimento sociale, diciamo così, cioè uscire dal web, iniziare a incontrarsi di persona il più tempo possibile, ascoltare la musica dal vivo, scambiarsi le frequenze e le energie dal vivo tra le persone. Quindi, diciamo, nel nostro obiettivo c'è incontrarsi, fare rete, eccetera. La cosa che vi segnalo, diciamo, riguardo, è il concertino, chiamato così, che facciamo sabato 13 maggio, il giorno prima di domenica 14, già in zona Torino, quindi per chi fosse lì e volesse aggregarsi, l'ingresso è offerta libera, quindi... fondamentalmente non serve neanche prenotare, però se volete maggiori informazioni il numero c'è, è questo qui, ed è il nostro solito di facciamo finta che. C'è la possibilità di cenare in loco insieme a noi e di dormire insieme, cioè, quindi con una convenzione spendendo un po' di meno per chi volesse fare la 2 giorni a Torino. Ecco, quindi queste informazioni le potete chiedere al numero di telefono. E chi suona? Frabolo, Margherito e Aist. 3 artisti che chi ci segue ha un po' imparato a conoscere, io li ringrazio apertamente per... la battaglia artistica che hanno fatto in questo periodo, anche Antonello li conosce, infatti porto i saluti di Margherito, mi fa salutami tutti, tutti praticamente vi saluto perché vi stima, vi segue, fatto... e quindi però è bellissimo perché si sta creando questa nuova socialità, come l'ho chiamata prima, tutti noi abbiamo perso un po' gli amici, parenti, fidanzati, partner, cioè nel 2020 è successo che un po' tutta la vita di tutti è cambiata e all'inizio ci siamo sentiti soli, diversi e strani. Questi format ci hanno aiutato a capire che non eravamo strani, non eravamo soli, e incontrarci ha fatto sì che sono nate nuove amicizie, nuovi amori, nuove collaborazioni artistiche, lavorative, e quindi ringrazio Gianluca per tutto questo, perché lui comunque ha creduto in questo progetto, ha visto anche lui lontano, già 1 anno e mezzo, 2 fa quando ci siamo conosciuti, e ha deciso di investire parecchio tempo, e non solo, in questa cosa. Quindi lo ringrazio apertamente e quindi vi invito, insomma, a trasformare un po', a cambiare la vostra vita, non scendendo in piazza protestando contro il governo, che tanto è come il cucchiaio di Matrix, non esiste. Scendete in piazza per abbracciare, vivere, fare, creare il mondo che volete. Questo è il mio suggerimento. Grazie Mesbet. Promo e poi la sigla.
ringraziando anche tutti coloro che ci mandano sigle, contributi, piano piano ringrazieremo e daremo omaggio a tutti coloro che hanno speso del tempo per noi. Promo per chi ci volesse sostenere in tutte le forme, sappiate che tutte le donazioni verranno reinvestite in progetti fisici, stiamo lavorando ad una sede, stiamo lavorando a tanti eventi dal vivo, un'estate ricca di eventi per girare un po' l'Italia e venirvi a trovare, dove, come, seguiteci su tutti i social per saperne di più. Grazie a tutti quanti, domani ore 21:30 su Facciamo Finta Che. Ciao! Ciao Antonello, ciao! Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo Finta Che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21:30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo Finta Che è presente su ogni social. A te basterà seguirci. Fedelissimi abbonati, ma anche ai nuovi arrivati sul canale. Il nostro benvenuto, come al solito, i veterani, fedelissimi abbonati, l'ondata di Omella spontanea.